stelle riguardo il cessate fuoco, scusate, cessate il fuoco a Gaza. Sempre la parola alla consigliera Marsigliante. Prego. Sempre io. Grazie. Allora, è evidenziato che l'attacco armato del 7 ottobre guidato da Hamas, diretto anche contro civili, così come le successive prese di ostaggi civili, costituiscono aperte violazioni del diritto internazionale umanitario specificatamente codificate nel primo protocollo dell'addizionale del 1977. Ne derivano altresì possibili crimini contro l'umanità, crimini di guerra, come sancito agli articoli 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale. L'azione del governo e dell'esercito israeliano non rispetta due dei principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, il principio di distinzione tra i militari e i civili, che impone di evitare di coinvolgere i civili nei combattimenti, il principio di proporzionalità della risposta. In relazione agli effetti sulla popolazione civile dell'obiettivo militare che si vuole perseguire. L'esercito israeliano, in base alle informazioni disponibili, sta violando almeno i seguenti articoli della Convenzione di Ginevra. Articolo 18. Divieto di attacco a ospedali civili. Articolo 20. Obbligo di protezione del personale addetto esclusivamente a ospedali civili. Articolo 21. Divieto di colpire trasporti di malati o feriti. Articolo 23. Libero passaggio per qualsiasi invio di medicamenti e di materiale sanitario, come pure per gli oggetti necessari alle funzioni religiose destinati unicamente alla popolazione civile, anche se nemica. Autorizzazione al passaggio di qualunque invio di viveri indispensabili, di capi di vestiario e di ricostituenti riservati ai fanciulli all'età inferiore di 15 anni e alle donne incinte o alle puerpere. Articolo 33. Divieto di pene collettive e di qualsiasi misura di intimazione o di terrorismo. Articolo 53. Divieto di distruzione di beni mobili o immobili appartenenti individualmente o collettivamente a persone private, allo Stato o agli enti pubblici, a organizzazioni sociali o cooperative, salvo nel caso in cui tale distruzione fossero rese assolutamente necessarie dalle operazioni militari. Articolo 55. Dovere di assicurare il vettovagliamento della popolazione con i viveri e medicinali, in particolare viveri, medicinali e altri articoli indispensabili. Articolo 56. Dovere di assicurare di mantenere con il concorso delle autorità nazionali e locali gli stabilimenti e i servizi sanitari ospedalieri, come pure la salute e l'igiene pubblica nel territorio occupato. Ricordato e condiviso, il recente intervento pronunciato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che si allega oggetto invece di un attacco da parte dell'ambasciatore israeliano che le ha chiesto le dimissioni. Il Consiglio Comunale di Cabriago esprime forte preoccupazione per l'escalation militare, l'imminente e in parte già avviata invasione della terra di Gaza, il massacro e la distruzione di Gaza che possono portare a concreto rischio di un allargamento del conflitto in altri paesi dell'area, con conseguenze imprevedibili e incalcolabili per la pace, la sicurezza internazionale, condannando tutte le azioni mosse a danno delle popolazioni civili in violazione del diritto internazionale e dei diritti umani. Stigmatizza e ritiene gravissima la decisione del governo italiano di astenersi sulla risoluzione approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU,
in cui si chiedeva, al primo punto, una tregua umanitaria immediata, duratura e prolungata a Gaza. Ritiene assolutamente grave ed inammissibile la posizione unilaterale assunta dal Presidente della Commissione europea a sostegno delle politiche di Israele. Duramente criticata da una lettera sottoscritta da oltre 800 funzionari dell'Unione europea che evidenziano di conto la necessità di un'azione dell'Unione europea per farsi promotrice di un'azione per il cessate il fuoco, svolgendo così un ruolo attivo nella de-escalation, ritiene al contempo irresponsabile che l'Unione europea, proprio mentre si cinge all'assedio un'area tra le più densamente popolate del mondo, discuta di possibili interruzioni sui fondi delle cooperazioni dirette alla popolazione palestinese. Chiede che il governo italiano e le istituzioni europee si impegnino invece in tutte le sedi internazionali opportune per ottenere un immediato cessate il fuoco generale a Gaza e in Cisgiordania e in Israele. La fine immediata del blocco dei beni e dei servizi fondamentali, acqua potabile, luce, carburante, cibo, medicine in primis, inflitto alla popolazione civile di Gaza. L'avvio di una trattativa internazionale per il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani a partire dai soggetti più vulnerabili e il rilascio dei prigionieri palestinesi detenuti per motivi politici o irregolarmente nelle carceri israeliane. L'apertura di corridoi umanitari per chiunque voglia lasciare Gaza. L'avvio di operazioni di solidarietà internazionale per la popolazione sfollata dentro Gaza, che ha visto la propria abitazione distrutta dai bombardamenti. Chiede altresì che il governo italiano e le istituzioni europee si impegnino in tutte le sedi internazionali oppure opportune per ottenere l'avvio di un vero negoziato di pacificazione che garantisca al contempo la piena autodeterminazione del popolo palestinese e il riconoscimento dei suoi diritti. La fine del regime di occupazione, colonizzazione e apartheid da parte degli israeliani secondo la risoluzione delle Nazioni Unite e la relazione delle relatrici speciali delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori occupati, nonché secondo le raccomandazioni delle principali organizzazioni internazionali per i diritti umani, da Amnesty International e Human Rights Watch. La sicurezza della popolazione civile palestinese e israeliana, il coinvolgimento di donne e giovani israeliani o israeliane e palestinesi nel processo di pace, attuando la risoluzione ONU 1325-2250, che intendono dare voce e nuovi attori sociali per uscire dalla spirale di violenza. Grazie. Grazie alla consigliera Marsigliante. Ci sono consiglieri che desiderano intervenire? Francesca. Marco stasera... Grandissimo. Prego, consigliere Fosselli. Va bene. Si sente? No. No. Questo. Funziona? Si sente? Ok. No. Allora, rispondo a nome del gruppo di maggioranza per questa mozione che è stata presentata. Qui occorrerebbe molto tempo e non pochi minuti per trattare purtroppo un argomento che è dal 1947 che si trascina, con conflitti, guerre, violenze che si sono, diciamo, ripetute nel tempo. Si era aperto uno spiraglio, una possibilità con gli accordi di Oslo di raggiungere un compromesso che garantisse da un lato la sicurezza dello Stato di Israele e dall'altro la creazione di uno Stato indipendente palestinese.
stati accordi, però purtroppo le cose non sono andate come dovevano. E se qualcuno ha memoria si ricorda che la reazione palestinese fu quella che produsse la seconda intifada. Come reazione a che cosa? Al fatto di vedere che sostanzialmente quegli accordi qualcuno voleva che diventassero carta straccia, negandone infatti, prima ancora che parole, il diritto al popolo palestinese di avere una propria, un proprio Stato. E da lì in poi cosa è accaduto? È accaduto che da un lato l'autorità palestinese, tra l'altro coinvolta spesso anche in fatti di, diciamo, non proprio piacevoli dal punto di vista anche della corruzione, ha via via perso la propria autorità, la propria capacità, diciamo, di governo anche della popolazione palestinese. E questo accade soprattutto quando ti viene negata la possibilità di dare vita, finalmente, dopo decenni, a un tuo Stato. Dall'altra parte, è accaduto in modo particolare a Gaza un altro elemento, e oggi se ne pagano le conseguenze però. Cioè, mentre scendeva la credibilità in maniera forte dell'autorità nazionale palestinese, Israele ha permesso che a Gaza sostanzialmente si affermasse e prendesse piede Hamas. Questa è una verità, non è una cosa inventata, non è una cosa di quelle che trovi sui social, questa è storia. Poi da questa storia siamo arrivati alle elezioni a Gaza, dove Hamas vince, e in tutti questi anni sostanzialmente, al di là degli interventi che ci sono stati dell'esercito israeliano, anche precedenti all'ultimo, però alla fine Hamas, mano libera, e via. Cos'è accaduto il 7 ottobre? È accaduto questo, che mentre il governo Netanyahu si concentrava nell'ampliare il numero di colonie illegali in Cisgiordania, nei territori occupati palestinesi, ha praticamente sguarnito, sia dal punto di vista militare che dell'intelligence, quello che accadeva a Gaza. Cioè, questi si sono preparati nell'arco di 2 anni, sono quasi 3, per fare quello che hanno fatto, che è e rimane un crimine di guerra. Cioè, lì non c'è giustificazione alcuna, perché questo crimine di guerra oggi, chi lo sta pagando? Lo sta pagando la popolazione palestinese di Gaza. Gaza Nord non esiste più, è un cumulo di macerie. Abbiamo superato il conteggio oggi dei morti, ma è provvisorio, i 15.000 morti. E considerando che più del 40% della popolazione di Gaza ha un'età inferiore ai 18 anni, facciamo presto a fare il conto anche di quanti minori e bambini sono finiti sotto le bombe e sono morti. Qui siamo di fronte a 2 speculari crimini di guerra. Quello perpetrato da Hamas, perché è un crimine di guerra, e tra l'altro con un paradosso, perché chi viveva in quei kibbutz, erano generalmente pacifisti e di orientamento socialista, tra l'altro, dall'origine, quindi non degli integralisti, non quei partiti integralisti di cui si è attorniato per fare il governo Netanyahu, ma era quella gente lì, quella gente che conviveva anche con i palestinesi. Quindi ulteriore paradosso, tragico. E viviamo in una situazione dove, se qualcuno non ci ha fatto caso, ma credo che molti dei presenti invece sappiano fatto caso, la guerra oggi è tornata in prepotenza a sostituire la politica, a sostituire il dialogo. Ci siamo quasi dimenticati nei mezzi di informazione che abbiamo una guerra alle porte di casa, in Ucraina. Una guerra che qualcuno come me un tempo avrebbe definito imperialista da parte della Russia. Lì si muore tutti i giorni, si combatte tutti i giorni e non se ne parla. Come non si è mai parlato del conflitto Yemen? Migliaia di morti, nessuno ne ha parlato, un popolo ridotto alla fame. Senza tornare indietro con l'orologio del tempo per parlare delle guerre del Golfo, di cosa hanno prodotto, della Siria, di cui nessuno oggi parla. Cosa sta succedendo? Cosa succede?
Qualcuno parla della Turchia, di quello che sta facendo i curdi, ormai per tradizione? Nessuno. Qualcuno parla dei vari conflitti in Africa? Poi ci chiediamo perché i disperati arrivano da noi. Mentre questa Europa si chiude come una fortezza e guarda altrove. Questo è il mondo che c'è intorno, ma è un mondo che fa paura, che spaventa. Ora, per non dilungarmi molto, perché ce ne sarebbe davvero tanto da dire su queste cose, ora, rispetto alla mozione, noi proponevamo un'integrazione ai punti che voi avete, diciamo, elencato, e mi riferisco all'ultimo capoverso. E vi leggo qual è la nostra proposta di integrazione. Allora, il primo punto che vogliamo integrare dice questo sostanzialmente: il contrasto ad ogni forma di antisemitismo e di islamofobia come antidoto per spezzare la spirale di odio e violenza che non solo insanguina la terra di Palestina, ma attraversa anche le nostre società, perché il rigurgito antisemita è evidente e che non ha niente a che fare col governo Netanyahu e compagnia bella, ma è un fantasma del passato che ogni tanto riemerge. E questa Europa ha una coscienza sporca sull'antisemitismo, perché ha vissuto il dramma assoluto della Shoah. E a causa di quel dramma ne abbiamo costruito un altro minore, che è stata la creazione dello Stato di Israele. Ci dovevamo pulire e lavare la coscienza per i crimini della Shoah. L'altro punto che proponiamo di integrare è il pieno riconoscimento del diritto all'esistenza e alla sicurezza dello Stato di Israele e la creazione di uno Stato palestinese libero e autonomo, condizioni queste ineludibili per riportare la pace e allontanare per sempre guerre e violenze da quella martoriata terra. L'altro punto è lo smantellamento delle colonie illegali israeliane costruite in territorio palestinese e il disarmo dei coloni che, protetti dall'esercito israeliano, compiono attacchi ai danni della popolazione civile palestinese. E chiudiamo così. Chiede alla sindaca e alla giunta del comune di Cavriago la convocazione di un consiglio comunale straordinario aperto alla cittadinanza come primo atto per promuovere iniziative di carattere pubblico a sostegno delle ragioni della pace e contro ogni guerra e per riaffermare con forza il principio della coesistenza pacifica del dialogo tra i popoli come unico strumento in grado di garantire sicurezza e futuro a tutti. Ho finito. Grazie consigliere Fosselli. Ci sono altri consiglieri che desiderano intervenire? Prego, assessora Zacchetti. Grazie. Un intervento davvero brevissimo, però che ci tenevo a fare, nonostante appunto credo non ci sia davvero molto da aggiungere alla mozione presentata dal Movimento 5 Stelle e al bellissimo intervento del nostro capogruppo. Quello che però insomma ci tenevo ad aggiungere era legato appunto all'ultimo punto introdotto che proponiamo come emendamento, quindi la possibilità di organizzare iniziative di approfondimento, in particolare un consiglio comunale aperto, ma appunto eventualmente anche altre iniziative di approfondimento su questo conflitto e su altri conflitti e più in generale sull'importanza, sul tema della pace. Insomma, rimarco quanto sia importante appunto anche per la nostra amministrazione avere delle persone competenti, formate e appunto che ci portino al nocciolo, no? Un po' della questione israelo-palestinese, ma anche appunto che ci consentano di approfondire in modo competente le origini dei conflitti, le conseguenze e le vie per la pace. Credo che siamo davvero tanto, soprattutto in alcuni momenti, no, dentro delle bolle mediatiche, sottoposti a un bombardamento di informazioni che da un lato ci danneggia, semplicemente perché ci
butta ancora di più nello sconforto, nella paura, nell'alienazione, e dall'altro non ci dà però davvero degli strumenti per capire di più a che cosa siamo davanti, perché è stato già detto prima, credo che le origini di questo e di tantissimi altri conflitti siano ben oltre il conflitto stesso, ci siano davvero tante altre ragioni che fanno capo, insomma, alla geopolitica, ad altre nature, e credo che appunto per essere sempre più cittadini e cittadine consapevoli abbiamo bisogno di entrare davvero nelle questioni e di non limitarci, insomma, a quello che i media tradizionali ci portano. E quindi, insomma, volevo semplicemente rimarcare quanto questo sia importante e quanto ci impegneremo appunto qualora l'emendamento fosse approvato per promuovere iniziative di questo tipo. Grazie. Grazie Assessora Zecchetti, ci sono altri che desiderano intervenire? Prego, Dottor Bevilacqua. Voti della proposta di emendamento e successivamente, se viene approvato l'emendamento, la messa ai voti della mozione emendata. Allora, chi vota a favore dell'emendamento letto dal capogruppo di maggioranza Fosselli, alza la mano. Chi vota contro? Chi si astiene? E votiamo quindi il testo della mozione così modificato. Chi vota a favore della mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle riguardo al cessate il fuoco a Gaza, alza la mano. Chi vota contro? Chi si astiene?